Questo giorno particolarmente importante per la nostra Repubblica, nel quale festeggiamo la compatrona di San Marino e quindi leghiamo un po' la storia, la tradizione del nostro paese, la Federazione San Marino Gioco Calcio intende porre un'altra pietra miliare nel suo cammino di cambiamento iniziato qualche anno fa. E lo fa presentando due loghi nuovi della nostra federazione, uno legato alla nazionale di calcio e l'altro legato alla federazione stessa. Il rebranding del logo, mai fatto prima, è il punto di inizio verso un grande cambiamento. È la porta d'accesso che vogliamo aprire al nostro mondo per raccontare qualcosa di nuovo. Le tre torri sono il simbolo per eccellenza della Repubblica di San Marino. Disegnando il nuovo logo, si è partiti proprio da queste, sintetizzandole nella loro forma. L'equilibrio, la leggibilità del logo e del suo font è sempre stata alla base dello studio grafico. Il font alterna trattinetti a curve morbide per un dinamismo tipico dei font sportivi. La palette colori è costituita dal pantone azzurro San Marino, al quale è stato accostato un pantone oro che trae origine dallo stemma nazionale. Il grigio completa la scelta dei colori. Il logo, nel quale è possibile distinguere graficamente la S e la M di San Marino, si presta a più applicazioni, adattandosi a diversi background. Lo stesso studio grafico, compreso il nuovo font, è applicato anche al nuovo logo della Federazione Nazionale di San Marino. Il primo logo identifica la competitività della nostra nazionale e accompagnerà la nostra nazionale su tutti i campi dove giocherà le proprie competizioni, e questo sarà un veicolo promozionale per il nostro paese notevole. Il logo è l'elemento fondamentale per ogni organizzazione, è l'interfaccia visiva principale verso l'esterno e rappresenta valori, identità e l'ecosistema di ogni brand. L'altro logo rappresenterà e identificherà la nostra federazione nei contesti internazionali. È l'anno di fondazione della Federazione Sammarinese Gioco Calcio e nello studiare il nuovo logo federale si è partiti proprio dal richiamo alle tradizioni della Repubblica di San Marino, proponendo un'equilibrata revisione in chiave moderna dello stile di scrittura medievale che ha portato all'elaborazione di una nuova immagine coordinata anche nello stile di scrittura. In questa direzione va la progettazione di un font esclusivo, denominato FSGC Official, applicato a tutti i nuovi loghi. In quello federale, infine, trova spazio il pallone, simbolo per eccellenza del gioco del calcio. Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Per l'elaborazione dei loghi che accompagneranno, speriamo a lungo, federazione e nazionali, ci siamo avvalsi della collaborazione di UEFA Grow. Con gli esperti di NEON abbiamo redatto un piano strategico con obiettivi e input necessari per la produzione dei loghi. Abbiamo sondato una decina di proposte e scelto l'agenzia creativa Viva TV. Il lancio di nuovi loghi da progetto 4, ovvero uno per le attività federali, uno per le attività delle nazionali, uno per il campionato sammarinese, uno per la Coppa Titano, protetti, registrati e quindi proprietà della federazione, permetteranno nuove e importanti novità lato marketing e comunicazione. Tutto questo darà modo alla federazione di avere loghi immediatamente riconoscibili, protetti sotto ogni punto di vista, con tratti distintivi legati alla storia e alla tradizione di cui siamo orgogliosi, ma capaci di entrare in sintonia con canali di comunicazione moderni per avvicinarsi alle fasce più giovani, perché la federazione è e resta da sempre di tutti, senza alcuna distinzione.